Eccoci qua, benvenuti, buonasera, siamo qui per la terza delle nostre passeggiate di quest'anno e varchiamo la soglia della Paga del Sabato, romanzo di Beppe Fenoglio. Chi conosce il romanzo? Chi l'ha letto? Speriamo, perché è piccolino, lo so. Speriamo di far venire voglia a chi non l'avesse ancora letto di leggerlo, perché merita. Allora, benvenuti a tutti. Chi viene per la prima volta questa sera, come sempre, così vi salutiamo. Buonasera, benvenuti, ben arrivati. La Paga del Sabato, questo è un romanzo, sapete, della fine degli anni 60, viene pubblicato nel 69, postumo. È uno dei numerosi testi che vengono ritrovati dopo la morte di Fenoglio, che muore giovanissimo, muore quarantenne, nasce nel 22, muore nel 63, insomma, sostanzialmente questo è uno dei testi, dei primi testi scritti da lui, è una produzione giovanile, però appunto viene pubblicato molto tempo dopo la sua morte. Ho messo lì sotto il titolo, a mo' di esergo, non so come si dice, se introduzione, due passi brevi che raccolgono due momenti di sviluppo significativo del racconto. Il primo è il momento in cui Ettore, il protagonista, viene a sapere che la sua fidanzata è rimasta incinta, gravidanza assolutamente non cercata. Ettore ha 21 anni, giovanissimo. La fidanzata Wanda, 18enne, rimane incinta. Quindi c'è questa scena in cui in piedi, al freddo, all'aperto, nella cittadina di Alba, lei dice a lui: "Guarda che mi hai messo incinta, mi hai incinta", e la prima reazione di lui naturalmente è di disorientamento, panico, e poi se l'abbraccia e... Ed Ettore, che fino a questo momento nel romanzo è stato uno incriccato, lo vedremo, a questo punto conosce una piccola, significativa, decisiva svolta. Perché? Allora Ettore sentì un calore dentro che lo fece drizzare contro la corrente di freddo. Aveva solo paura che quel calore gli cessasse. Aveva solo paura di risentir freddo dentro. Il tema del freddo torna spesso nel contesto del romanzo. La paura del freddo dentro, cioè di non avere una ragione significativa per vivere che mi scaldi il cuore. Il secondo passo riguarda qualche settimana successiva, forse qualche mese. Siamo nella casa dei futuri suoceri di Ettore. Ettore è andato a casa di Wanda per dire: "Sì, è vero, l'ho messa incinta", si prende una saraccata di botte dal padre e dai due figli, dai due fratelli di Wanda, che vanno tutti sellai, hanno delle mani dure come il cuoio, gli danno un sacco di botte, ma lui regge, no? Ma poi passa il tempo e viene accettato all'interno della casa. E quindi c'è questa scena memorabile, una domenica a pranzo, Ettore è lì con loro e gli danno una quantità di roba da mangiare, lui non ne può più, non ne può più, ma non ne può più non soltanto del cibo, ma della presenza di questa gente così, così truzza, insomma, così grezza, l'idea di passare la vita in questo modo, non ne può più. E allora aveva voglia di piangere per la rabbia e il desiderio di essere a casa sua, a mangiare con suo padre, sua madre. Pensare che tra un mese o due avrebbe dovuto lasciare suo padre e sua madre per andare a star solo con Wanda era un pensiero che lo faceva impazzire. Risentiva la stessa disperazione di quella volta in guerra che aveva creduto di essere circondato e poi non era vero. La stessa disperazione di quando era in guerra. Perché in effetti Ettore è un reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla vita partigiana. Il primo tema che affrontiamo questa sera, che è uno dei grandi temi della produzione di Fenoglio, è
quello della resistenza, la guerra partigiana affrontata dal punto di vista appunto del reduce. Questo è un giovanotto, 20 anni, 21 anni, che dopo aver attraversato gli anni di guerra deve rientrare nella vita feriale, normale. E come si fa? Ritrovare il mio posto nella vita. Leggiamo proprio le primissime pagine del romanzo. Ringraziamo come sempre Alessandro Castellucci, che è qui ad accompagnarci con la sua voce. Sulla tavola della cucina c'era una bottiglietta di linimento che suo padre si dava ogni sera tornando su dalla bottega, un piatto sporco d'olio, la scodella del sale. Ettore passò a guardare sua madre. Stava a cucinare al gas. Lui le guardò i fianchi sformati, i piedi piatti. Quando si chinava, la sottana le si sollevava dietro, mostrando i grossi elastici subito sopra il ginocchio. Ettore l'amava. Ettore finì di fumare e gettò il mozzicone, mirando il mucchietto di segatura in terra, vicino alla stufa, ma cadde prima, accanto a un piede della madre. Lei si inclinò a guardarlo e poi si raddrizzò davanti al gas. «Cos'hai guardato?» domandò lui con una voce pericolosa. «Non sapevo che cosa mi era caduto vicino». Lei s'era sforzata di parlare da indifferente. «Io la conosco bene, quella tua maniera di guardare. Spegnilo!» urlò. La donna fissò il figlio, tendendo la pelle della fronte. Poi abbassò gli occhi e calcò il piede sul mozzicone. «Spento!» disse poi. «Ma ti fa male fumare tanto?» Ettore urlò. «Sei una giudea! Non è alla mia salute che pensi, è ai tuoi soldi. Io posso diventare tisico per il fumare e a te non te ne fa niente. Ma sono i soldi che costano le sigarette, sei una giudea!» Lei chinò la testa e non disse più niente. Solo sospirò, in un modo che le portò avanti tutto il petto. Adesso lui aspettava che lei parlasse, ma lei stava zitta. Lui, col labbro inferiore tutto sporto, stava a guardarla pelare una patata con un'attenzione innaturale. Si infuriò dentro. Gli pareva che vincesse lei stando zitta. Si alzò da seduto e si mise ad andare su e giù per la cucina. Tutte le volte che le arrivava alle spalle si fermava, con una fortissima voglia di provocarla, di urtarla nella schiena. Non lo fece. Ma l'ultima volta che si fermò dietro di lei, le stese contro un braccio e le disse: «Lasciami vivere, sai!» «Io non ti ho detto niente. Che cosa ti ho detto?» Ettore tornò. «È quello che hai nella testa, che... Cosa ti viene nella testa tutte le volte che mi vedi accendere una sigaretta? Ti viene voglia di battermi con un martello, io lo so! Per te può fumare solo chi il tabacco se lo guadagna!» «Ma hai detto questo?» «Ma lo pensi? Di che lo pensi!» Le andò addosso con le mani alte. «Confessa che lo pensi!» gridò. Sua madre lasciò cadere la patata e gli si rivolse col coltello in mano. «Stai indietro!» Lui si fermò e lei disse: «Stai dove sei, tanto non mi spaventi più. È passato il tempo che mi spaventavi.» Ettore rise. «Basta che io ti alzi un dito sotto il mento per spaventarti.» «Attenta che lo alzo!» Lei lo scartò con uno scatto giovanile. Gli sfuggì passando tra lui e la stufa e corse alla porta gridando: «Carlo! Carlo!» Ma lui la raggiunse, le passò avanti, le sbarrò col corpo la porta, poi col petto gonfio e il movimento delle spalle la respinse verso il gas. «È inutile, stavolta non ci arrivi a farti sentire, a contare le tue storie a mio padre e a mettergli voglia di picchiarmi e di maledirmi!» ripeté la voce stridola con cui lei aveva chiamato il marito. «È inutile adesso! Prima ci spieghiamo io e te, ce la vediamo tra noi due, soli, da madre a figlio!» rise. La madre aveva ripreso in mano la patata da finire di pelare. «Allora, che cos'hai contro di me?» «Non ho niente.» «Bugiarda! Che cos'hai contro di me?»
Io sono tua madre. Non posso aver niente contro di te. Si era girata e faceva un gesto da avvocato. Tendeva le mani con le palme all'insù, a dimostrare. Ettore scrollò furiosamente la testa e a occhi chiusi urlò: «Che cos'hai contro di me?» «O che non lavori!» gridò lei e si rannicchiò nell'angolo del gas. Ma lui stette fermo nel mezzo della cucina. Solo accennò con la testa e fece un lungo... «Oh, che hai 22 anni e non lavori!» disse lei. «Così ce l'hai con me perché non lavoro e non ti porto a casa un po' di sporchi soldi. Non guadagno, ma mangio, bevo, fumo e la domenica sera vado a ballare e il lunedì mi compro il giornale dello sport. Per questo ce l'hai con me, perché io senza guadagnarmele voglio tutte le cose che hanno quelli che se le guadagnano. Tu capisci solo questo, il resto no. Il resto non lo capisci, non vuoi capirlo, perché è vero, ma è contro il tuo interesse. Io non mi trovo in questa vita, e tu lo capisci, ma non ci stai. Io non mi trovo in questa vita perché ho fatto la guerra. Ricordatene sempre che io ho fatto la guerra, e la guerra mi ha cambiato, mi ha rotto l'abitudine a questa vita qui. Io lo capivo fin da allora che non mi sarei più ritrovato in questa vita qui. E adesso sto tutto il giorno a far niente, perché cerco di rifarci l'abitudine. Sono tutto concentrato. Questo è quello che devi capire, e che invece tu non vuoi capire, ma te lo farò capire io». E tese di nuovo il braccio contro di lei. Lei disse: «Io capisco che tu non hai voglia di lavorare. Lo vedo coi miei occhi. Perché hai lasciato il lavoro all'impresa? Il bel lavoro che mi ha dato l'impresa. Tu lo sai perché l'ho lasciato, te l'ho detto, te l'ho gridato in faccia una volta come questa. Perché non era un lavoro da me. Tu hai visto che lavoro mi facevano fare». Lei negò sporgendo le labbra. «Lo sai che lavoro mi facevano fare», gridò lui. «Perché un giorno sei venuta fin là a spiare se io ero andato a lavorare o se ero andato al fiume a fare il bagno. Questo te lo sei sognato tu. Bugiarda, sei una porca bugiarda!» gridò lui, e la madre chinò la testa. «Mi facevano portare il calcestruzzo dalla betoniera dove faceva di bisogno. Così tutto il giorno, avanti e indietro, col carrello. Io, da partigiano, comandavo 20 uomini. E quello non era un lavoro da me. Il padre l'ha capito quando gliel'ho spiegato. E non mi ha detto niente, perché lui è un uomo e... Tuo padre è un povero stupido. Cristo, non dire che è stupido mio padre! Io posso dire di tuo padre cosa voglio. Tutto quel che mi sento, sono l'unica che può. Tuo padre è uno stupido, è cieco. E tu lo incanti come vuoi. È per questo che tu non ce l'hai mai con lui. Ma ce l'hai sempre con me, perché io non sono stupida. Io. Tu non mi incanti perché io so quel che vuoi dire prima che tu parli, perché a me non la fai. È per questo che ce l'hai sempre con me». Sembrava ubriaca d'orgoglio, quasi ballava con le mani sui fianchi. Ettore le disse: «Tu sei furba, tu sei più intelligente di lui, te lo divori come intelligenza, ma io preferisco lui. Che tu dici che è stupido, lo preferisco, gli voglio più bene che a te, e se ti mettessero il problema di chi lasciar morire di voi due, lascerei andare te senza pensarci un minuto». Ettore e sua madre diventarono bianchi in faccia e a tutte e due cascarono le braccia. Poi Ettore corse addosso a sua madre, la prese per le spalle, nascose la faccia nei suoi capelli vecchi. Lei lottava e puntava le ginocchia, gridava: «Lasciami andare, non toccarmi, va via, che non ti veda mai più!» E poi si mise a piangere, gli piangeva sul nudo del collo, ma lottava ancora. Lui la strinse più forte, furono lì lì per perdere l'equilibrio. Ettore raddrizzò tutte e due con uno scossone e gridava: «Lasciati abbracciare! Non farti del male, stai buona, che tanto non ti lascio andare. Voglio tenerti abbracciata, adesso non ti muovere più». Stette finalmente ferma, piangeva ancora. I suoi capelli sapevano di petrolio, il suo vestito sapeva di lavandino.
Lui le disse: «Perché non mi hanno ammazzato? Tanto che mi hanno sparato davanti e di dietro e non mi hanno ammazzato». Lei scosse la testa dandogli un forte colpo sulla guancia. «Ah, Ettore, non parlare così, ma mettiti a lavorare. Fai un lavoro qualunque. Non essere cieco, credimi, e non sgridarmi quando ti dico che siamo quasi sulla strada. Tuo padre non ce la fa più da solo e io non ho altro lavoro che quello della casa e ho la malattia del fegato. Se tu ti metti a lavorare e non ti metti a lavorare, ci verrà a mancare il pane, l'alloggio e il vestire, non solo, ma perderemo anche le nostre anime, perché diventeremo tutti pieni di veleno. Lascia fare a me, madre. La studio io la maniera. Ti porterò dei soldi a casa, te lo giuro. Non tardare, Ettore. Comincia ad aiutarci un po'. Dacci subito un po' di respiro. Vendi le armi che hai portato a casa dalla guerra». Lui scosse la testa contro la testa di lei. «Ho già provato con l'armaiolo di Via Maestra, ma non me le compra. Sono troppo grosse. Dice che non sono commerciali». «Come faremo, Ettore? Faremo, mamma. Perdonami. Sì, no, dimmelo per lungo. Ti perdono. E non dirgli niente di oggi al padre. Che possa tornare su stasera e non aver niente da non far star tranquillo». Eccolo qui, Ettore. Non ha ancora 22 anni, è tornato dalla guerra partigiana. Ha comandato 20 uomini. Ha vissuto al limite per tutti questi lunghi mesi in questa tensione adrenalinica costante e adesso si ritrova a fare i conti con un quotidiano che sente privo di eroismo, no, segnato dalla banalità. Alessandro Baricco, ho sentito un suo intervento in cui definisce cinematografico lo stile di Fenoglio, no? E dice che il motivo per cui non venne apprezzato alla prima lettura il suo testo, La paga del sabato, non venne apprezzato da Vittorini, un po' più apprezzato da Calvino, ma Vittorini gli disse: «No, guarda, c'è da lavorarci troppo, perché è troppo cinematografico». Ecco, era lo stile che non veniva apprezzato, no? E in realtà Baricco dice, questo era avanti di 50 anni, no? Di 60 anni, rispetto ai suoi tempi. Perché in effetti, avete visto, no? Il romanzo si apre subito con riferimento agli oggetti che ci sono sulla tavola in cucina, no? E poi veniamo a sapere che noi abbiamo visto quegli oggetti attraverso lo sguardo di Ettore. Ettore passò a guardare sua madre. Abbiamo visto gli oggetti con gli occhi di Ettore e poi guardiamo insieme a lui sua madre. E avvertiamo da subito la tensione di Ettore, no? Nelle fibre del corpo e nella pericolosità della voce. Che bello, no? Fenoglio dice che si rivolge alla madre con voce pericolosa. Questo è un giovane che cerca il conflitto, che cerca pretesti per litigare, perché non regge la pressione di questa frustrazione interiore incontenibile. E noi da subito veniamo a sapere che la ragione della rabbia e della frustrazione di Ettore è la sua fatica appunto a rientrare nella vita della quotidianità non avventurosa. Perché ci sono delle cose insopportabili nella quotidianità non avventurosa: la ripetitività, rifare tutti i giorni le stesse cose e soprattutto la necessità di sottostare a qualcun altro per vivere. Questo per il giovane partigiano è qualcosa di insostenibile. Mi facevano portare il calcestruzzo. A me quella non è una vita per me. Io ho guidato 20 persone nella guerra dove rischiavo di morire tutti i giorni e adesso devo spingere la carriola. Non è per me. Questo è il dramma di Ettore all'inizio del romanzo. «La guerra mi ha cambiato!» grida, no? Quante guerre ci cambiano nella vita? Le guerre di ognuno di noi, la guerra di aver accompagnato una persona che amiamo alla soglia della morte, in una malattia, la guerra della nostra stessa malattia, la guerra di un fallimento nell'amore, la guerra delle angosce
sul posto di lavoro, quante guerre che ci cambiano. E poi ci rendono difficile rientrare in una più consueta normalità. Siamo tutti impegnati, tutti ci riconosciamo in qualche modo, no, in Ettore? Non vuoi capirlo, perché è vero, ma è contro il tuo interesse. Io non mi trovo in questa vita, e tu lo capisci, ma non ci stai. Io non mi trovo in questa vita perché ho fatto la guerra. Il tema del disadattamento del reduce. Venivano in mente questi due film notevoli, no? Entrambi ambientati al tempo della guerra americana in Iraq. American Sniper di Clint Eastwood, 2014, tratto dalla autobiografia di Chris Kyle, che non ho letto, ho solo visto diverse volte il film, l'avete visto anche voi, no? Questo giovane americano della provincia americana che non sa bene come orientare le sue energie vitali, non sa bene cosa fare nella vita, insomma un po' uno sfigato nella sua zona, ma quando viene a sapere della possibilità di entrare nell'esercito per andare a combattere negli Stati Uniti, in Iraq, e difendere i soldati statunitensi come cecchino, allora trova una ragione per vivere, allora trova un ideale che plasmi la sua vita, che orienti le sue giornate. E allora eccolo lì, che entra in questa logica un po' incriccata, per cui quando è là in Iraq diventa l'eroe, perché diventa un cecchino formidabile, il più famosissimo di tutto l'esercito, diventa un dio in terra. Ma ogni volta che poi torna a casa, dove nel frattempo si è sposato, ha messo al mondo due bimbi, a casa non ci riesce a stare, non ci sa stare, perché là è l'eroe che rischia la vita continuamente a favore degli altri, e qui è quello che deve dare la pappa e il biberon. L'altro film notevole, The Hurt Locker del 2008, regia di Catherine Bigelow, anche questo sempre in Iraq, uno sminatore che anche qui sul filo di una continua adrenalina, il continuo rischio di perdere la vita nel disinnescare le mine, gli esplosivi, e poi quando torna negli Stati Uniti non ci sa stare a casa. C'è questa scena che mi ha colpito tantissimo da subito, dalla prima volta, ogni volta me la rivedo, no? Di questo che verso la fine del film, finalmente è tornato a casa per una licenza, è lì nel supermercato con la moglie che gli ha detto: guarda, scegli i cereali per domani mattina. E questo è lì piantato davanti a questo scaffale lungo 100 metri con 400 tipi diversi di fiocchi d'avena, e si capisce che lui è lì perso a dire: ma cacchio, ma io devo essere... queste sono le scelte che devo prendere adesso. Là dovevo scegliere come mettere le mani in fili per non saltare in aria, qui devo scegliere i fiocchi d'avena per domani? Ma è questo il senso della mia vita? Peraltro, il film si apre con subito la citazione di Chris Hedges, che è questo scrittore, giornalista, corrispondente di guerra statunitense. Compare una sua citazione: la furia della battaglia provoca una dipendenza fortissima e spesso letale, perché la guerra è una droga. Ognuno di noi combatte le sue guerre, no? In un gruppo di lettura una volta abbiamo letto il romanzo e una di noi, una mamma che ha perso la sua bimba qualche anno fa, diceva: io lo capisco questo romanzo perché io mi sento una sopravvissuta. Anche a me quella guerra della malattia di mia figlia mi ha cambiato. Ognuno di noi ha le sue guerre, i suoi combattimenti. Mentre stendevo queste note, mi rendevo conto che esattamente 3 anni fa, come in questi giorni, io mi ammalavo di Covid. Proprio da questa postazione qui, il 12 novembre, la sera, registravo la passeggiata nella letteratura davanti alla chiesa vuota, perché era il tempo della seconda ondata del Covid, la serata sul De Profundis di Oscar Wilde,
Infatti, e lei mi so. Mentre Alessandro poi leggeva i pezzi, io andavo in sacrestia per fare esercizi perché tremavo tutto, non riuscivo a controllarlo, la febbre cresceva, insomma, quella sera mi sono messo a letto. E nei 5 giorni successivi non riuscivo a dormire, 5 notti, erano state notti in bianco. Ogni tanto vedevo la Madonna, però non so se era proprio una... E quando poi il 17 novembre, verso sera, la febbre è schizzata a 41 e l'ossigenazione è calata giù, allora sono venuti a prendermi in ambulanza, no? Ricordo lucidamente proprio la sindrome, di aver vissuto la sindrome del reduce, perché dopo quelle 2 settimane lì in ospedale, dove vivevo al 110% perché ero aggrappatissimo alla vita, perché sapevo di rischiare, che stavo rischiando di morire, no? 110%, ero proprio in guerra. E poi torni a casa e dici, beh, io sono un eroe perché ho battuto il Covid. E da questa esperienza chissà che cosa tiro fuori, quanta ricchezza che adesso potrò mettere le mani dentro il vissuto di queste 2 settimane qui. Ho sfiorato la morte, ho sfiorato la densità del mistero. Quanto posso arricchirmi di tutto questo? E poi passano i giorni e ti rendi conto che non hai imparato un cacchio, che riemergono le cose di sempre, che ritorni nella mediocrità di sempre. E quel piglio eroico che ti ha accompagnato e ti ha sostenuto nell'affrontare la battaglia, adesso non vivi più al 110%, perché devi decidere cosa farti da mangiare a mezzogiorno, ti fai la minestrina, passi dal letto al salotto se va bene, e tutte le magagne di sempre riemergono e ti dici, io non sono cambiato. Speravo che la guerra mi avesse cambiato, mi avesse fatto migliorare, e invece mi sento soltanto un po' fuori contesto. Ognuno di noi vive i suoi passaggi, no? Le sue guerre. Allora, la vicenda dei grandi conflitti, no? E la vicenda dei reduci, dei grandi conflitti, ci ha insegnato che ci sono delle conseguenze che sono visibili, le mutilazioni nel corpo, le mutilazioni nella psiche. Ricordo quel documentario intitolato Scemi di guerra sugli effetti devastanti della Prima Guerra Mondiale, della vita di trincea. Erano proprio un documentario che riprendeva scene di questa gente che, cioè, nella guerra dei trincei avevi 2 possibilità: o cercavi a tutti i costi di stare in vita, oppure ti concedevi alla follia. E quindi vedevi questa gente che destinata a vivere per il resto della vita con movimenti di questo tipo, in una convulsione insopportabile, scemi di guerra, appunto, no? Le mutilazioni della psiche. La guerra ha effetti lunghi. Quali sono le conseguenze dei combattimenti sulla vita ordinaria di chi torna dal fronte, appunto? Quale visione della vita, quale visione della morte hanno fatto loro in quei mesi, in quegli anni? Dopo tanta adrenalina, quale senso dare alla banalità dello scorrere di un'esistenza che non è più sostenuta da quello che lo sosteneva prima? Ad esempio, un forte spirito di corpo dei commilitoni che sostiene nel pericolo. Poi torni a casa dal Covid e sei più solo, ad esempio, no? Oppure, nella vita di trincea, nella vita di guerra, c'erano ordini che venivano dall'alto. Questo ti semplifica la vita, perché non devi decidere tu. Ma quando poi entri nella vita quotidiana devi decidere. Uno dei grandi temi del romanzo di Fenoglio è la decisione, un tema che ritorna. Ettore deve decidere cosa fare di sé. Oppure non sei più portato dalla convinzione di incarnare l'eccitante mito dell'eroe che salva, appunto Chris Kyle che parte per l'Iraq per essere il difensore dei soldati statunitensi. Ma poi nella vita quotidiana, quando devi dare il biberon, devi trovare altre motivazioni.
quale carica ideale dare nella banalità dell'esistenza feriale quotidiana. Ricordate la volta scorsa Madame Bovary, no? Emma che ritorna dopo aver vissuto l'esperienza straordinaria del ballo alla Vaubyessard, no? In mezzo al lusso, in mezzo alla vita che lei ha sempre sognato, e poi il mattino dopo torna a casa, torna in fattoria con di fianco Shark e il Bovaro, e la fatica di rientrare nell'ordinario dopo l'esperienza straordinaria. Allora metto lì qualche dato sul tema dei reduci di guerra. Ringrazio Anna Mariani, con cui ho preparato qualche aspetto della serata di questa sera, perché mi ha dato questi dati, no? Insegna pedagogia in università. Prima guerra mondiale, 66 milioni di uomini che tornano dal fronte superstiti e al ritorno devono rimettersi in gioco. 66 milioni di uomini. I reduci delle guerre degli Stati Uniti, 19 milioni di uomini, soprattutto maschi, appunto, sparsi sul territorio degli States. Mi ha colpito, no? Nel 2021 erano ancora 220.000 superstiti della Seconda Guerra Mondiale. L'effetto della guerra è lungo. Per quanto tempo si trascinerà l'effetto di quanto sta accadendo? Ucraina, Russia, Israele, Palestina e tutto il resto, che di cui parliamo meno, ma quanti conflitti? Quanto a lungo? Quanto a lungo si trascineranno gli effetti di quella guerra quotidiana che chi ha lasciato la sua terra porta con sé in cuore? Ricordate, l'anno scorso abbiamo letto Furore, che mette al centro questo tema, Furore di Steinbeck. Quanto a lungo questa gente arriva con la guerra nel cuore? Quanto a lungo dovrà impegnarsi per poter entrare in una quotidianità ordinaria? Quanta rabbia e quanto furore dovranno smaltire? Li stiamo aiutando? Quindi Ettore deve affrontare il compito di mettere mano alla sua esperienza straordinaria per farne nutrimento per l'ordinario, no? Perché tutte le esperienze trasformano, ma possono trasformare o deformare il cuore umano. Che cosa è? Che cosa fa da discrimine tra la trasformazione e la deformazione? L'impegno che ci metto, ad esempio. Quello che dipende da me deve dipendere da me, ce lo devo mettere io. Non è che le esperienze mi maturano a prescindere, appunto, possono snaturarmi, ma io posso farne qualcosa, io posso imparare a trasformare l'esperienza in sapienza. Voglio metterci mano, Ettore dovrà metterci mano, lo farà? Ne sarà capace? Quello che imparavo in quelle settimane, i mesi successivi al ritorno dall'ospedale, per me è stato questo: imparavo che la trasformazione in me poteva avvenire soltanto silenziosamente. Dovevo piantarla di volere a tutti i costi tirare i fili d'erba che sentivo crescere dal fondo di me, no? Dovevo impegnarmi in altro perché quella maturazione potesse continuare. Avevo fretta. Volevo essere come qualcun altro, qualche mio amico che diceva: ah, guarda, anche amico prete, a me il Covid mi ha cambiato, io sono un uomo 2.0. Io dicevo: che cacchio di 2.0, io non mi sembra. Finché un mattino mi sono svegliato con questa voce dentro, no? Che mi dice: tu la devi piantare, di voler mettere le mani nel profondo di te, ma piantala lì, tu dedicati alle cose quotidiane, falle bene fino in fondo, non romper l'anima, e quello che maturerà, maturerà. Il tuo modo di metterci mano deve essere di occuparti delle cose di tutti i giorni. Quindi ci vorrà qualcuno che dica a Chris Kyle: guarda, quello che puoi fare è di occuparti delle tue bimbe, di tua moglie, del lavoro. Orienta la guerra che c'hai dentro in modo da metterla a servizio della vita ordinaria, banale, quotidiana. Chris Kyle, peraltro, è diventato
uno che ha dato una grossa mano agli altri reduci, ha consacrato una buona parte del suo tempo per aiutare i reduci di guerra a venirne fuori. Allora non potevo esimermi da mettergli questi passi tratti da Remarque, niente di nuovo sul fronte occidentale, perché se c'è un testo che esprime straordinariamente questo tema del travaglio del reduce che deve affrontare la vita ordinaria una volta tornato dal fronte, questo è un testo straordinario. Ci abbiamo passeggiato dentro 2 anni fa, credo, ma ci riregaliamo alcune pagine. Qui siamo dal punto di vista di chi ancora non è tornato a casa, di chi è ancora impegnato nella guerra di trincea. Sapete, Remarque immagina che questo sia il diario di Paul, giovane tedesco, 18enne, nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Il primo passo che metto lì è questo dialogo con i suoi commilitoni, anche loro giovanissimi, sono stati diversi di loro compagni di scuola e si ritrovano tutti insieme nella stessa trincea. E stanno pensando a quello che hanno studiato a scuola, quello che vorranno fare dopo. Ma come si fa a prendere sul serio quella roba, quello che abbiamo studiato a scuola, dopo che si è stati qui fuori? Sì, ma un mestiere lo dovrai pur scegliere, obietta Müller, come se fosse Kantorek, il sergente in persona. Albert si pulisce le unghie con il coltello. Ci stupisce vederlo così raffinato, ma è soltanto pensieroso. Un attimo dopo spinge il coltello lontano e dichiara: ecco come stanno le cose. Kat e Detering e Heyer torneranno al loro mestiere, perché lo avevano già prima. Idem per Himestos. Ma noi non ne avevamo nessuno. E indica il fronte. Bisognerebbe avere una rendita, poter vivere tutti soli in un bosco, dico io. Ma subito mi vergogno di tanta smodata ambizione. Chissà come andrà quando torneremo a casa, si chiede Müller, e lui stesso è colpito dalle proprie parole. Krop alza le spalle. Non so. Prima bisogna tornare, poi vedremo. In realtà nessuno di noi ha un'idea. Io non ho voglia di fare nulla, dichiara Krop stanco. Che serve? Un giorno o l'altro crepi, e allora? E comunque io non credo che torneremo. Quando ci penso, Albert, dico io dopo un po', sdraiandomi sulla schiena, vorrei, quando sento parlare di pace, che se fosse davvero così, vorrei fare qualcosa di straordinario. E il solo pensiero mi dà alla testa. Qualcosa, capisci, per cui valga la pena essere stati qui. Tanto tempo nel fango, ma non riesco a immaginare niente. Quello che mi sembra possibile, professione, studi, stipendio, eccetera, mi dà la nausea, tutta roba che c'era già prima, ne ho schifo. Non trovo nulla, Albert. E improvvisamente tutto ciò mi sembra così vuoto e desolante. Anche Krop ci pensa. Sarà un affare serio per noi tutti. Che se ne preoccupino qualche volta laggiù in patria? 2 anni di sparatorie, di bombe a mano. Non puoi spogliartene come ti togli un calzino. Siamo d'accordo che è così per tutti. Per tutti quelli, ovunque nel mondo, che siano nelle nostre condizioni, un po' più, un po' meno. È il destino comune della nostra generazione. Albert sintetizza il tutto. La guerra ci ha guastati per sempre. E ha ragione. Non siamo più giovani. Non ci interessa più dare l'assalto al mondo. Siamo dei profughi. Fuggiamo da noi stessi. Avevamo 18 anni e cominciavamo ad amare il mondo e l'esistenza. E ci hanno costretti a spararle contro. La prima granata ci ha colpiti al cuore. Siamo esclusi ormai dall'attività, dal lavoro, dal progresso. Non ci crediamo più, crediamo nella guerra. Poco più avanti, dice, verso la fine del romanzo,
Se fossimo tornati a casa nel 1916, qui invece sono nel 1918. Se fossimo tornati a casa nel 16, dal dolore e dalla forza delle nostre esperienze si sarebbe sprigionata la tempesta, avremmo imparato qualcosa, avremmo raccolto della ricchezza interiore, quell'esperienza sarebbe potuta maturare in sapienza. Ma ritornando ora, dopo 3 anni di trincea, siamo stanchi, distrutti, logorati, privi di radici, privi di speranze. Non potremo mai più ritrovare il nostro equilibrio. Siamo destinati ad essere scemi di guerra. E neppure ci potranno capire. Davanti a noi sta una generazione che ha sì passato con noi questi anni, quelli un po' più grandi di noi, i 25enni, i 30enni, i 40enni, ma che aveva già prima un focolare e una professione. E ora ritorna ai suoi posti di un tempo e vi si dimenticherà la guerra. E dietro a noi sale un'altra generazione, simile a ciò che fummo noi un tempo, la quale ci sarà estranea e ci spingerà da parte. Quelli che oggi hanno 16 anni, 15 anni. Noi siamo, noi 18enni, 20enni, siamo inutili a noi stessi. Andremo avanti, qualcuno si adatterà, altri si rassegneranno e molti rimarranno disorientati per sempre. Passeranno gli anni e finalmente soccomberemo. Il reduce di guerra che dice: io che cacchio faccio? Non avevo una vita prima a cui ritornare. Stavo sorgendo alla vita. Alla prima granata ci ha uccisi. Anche se siamo vivi, siamo morti. Le ultimissime battute del romanzo. Mi alzo, sono tranquillissimo. Vengano i mesi e gli anni, non mi prenderanno più nulla, non possono prendermi più nulla. Sono tanto solo, tanto privo di attese, che posso solo guardare dinanzi a me senza timore. Ho toccato il fondo della vita, adesso posso soltanto risalire. La vita che mi ha sorretto attraverso questi anni è ancora nelle mie mani e nei miei occhi. Sono ancora vivo. Se io abbia saputo superare le sue prove, non so, ma finché dura, essa si cercherà la sua strada. Che bello. Vi consenta o non mi consenta ciò che dentro di me dice io. La vita troverà la sua strada attraverso di me, anche se non sono ancora capace di stare al mondo, di ritornare alla vita normale, alla vita ordinaria, la vita mi insegnerà. È uno straordinario conclusione del romanzo. Peccato che poi, subito dopo, le ultimissime righe sono immaginate come aggiunte da una mano estranea. Non è più Paul che scrive il suo diario, ma è una mano anonima che aggiunge: il soldato Paul è stato trovato ucciso pochi giorni prima della fine della guerra. Allora non si capisce se nell'intenzione di Remarque questa conclusione meravigliosa, no? La vita mi insegnerà, è il segno della vittoria di Paul, o se è soltanto uno strizzare l'occhio al lettore per poi deluderlo. In realtà muore prima di uscire dal conflitto. Questa è la vita, è la sfida che Fenoglio stesso ha vissuto, perché lui stesso, sopravvissuto, reduce, protagonista della guerra partigiana, torna alla vita ordinaria e fa fatica a trovare il suo sentiero. E il conflitto con la madre che ci ha letto Alessandro rispecchia il conflitto che lui, Beppe Fenoglio, ha con sua madre, che passa il tempo, dice lui, e raccontano il fratello e la sorella, a rimproverarlo perché, primo, perde tempo scrivendo anziché completare gli studi, secondo, perché fuma troppo. Vedete, il tema è quello lì, no? Sta mettendo sulla pagina il suo vissuto con sua madre. La sfida di imparare a vivere il quotidiano come avventura, questo è quello che ci tocca a tutti. Vivere il quotidiano come avventura, che merita di essere vissuta. Il quotidiano come avventura, la banalità della mia vita, sempre le stesse persone, sempre le stesse azioni, sempre gli stessi orari. Ma come faccio a vivere il mio quotidiano come avventura? Questa è la sfida in cui tutti siamo impegnati, no? Perché c'è tensione tra avventura e quotidianità, no? L'avventura è una rottura con il quotidiano, dice qualcuno. Una rottura sì, perché è lo straordinario. L'avventura è lo straordinario.
ma non è la negazione del quotidiano. Noi siamo al mondo per imparare a fare del nostro quotidiano un'avventura, l'avventura di vivere. Riporto qui questo passo del testo di Anna Mariani, Pedagogia e Utopia, no, dove dice: il quotidiano sono io, eh? Non è che il mio quotidiano esiste a prescindere da me. Il quotidiano è il modo in cui io vivo la mia giornata. Ecco appunto che si tratta di mettere mano al mio modo di vivere la vita quotidiana. Si tratta di mettere mano alla mia vita di tutti i giorni per farne qualcosa. È una bella avventura, no? Sì, era una domanda retorica, però prendiamola come una domanda vera. È una bella avventura, no? E dai. Utopia, scrive lei, utopia, no? L'utopia, che differenza c'è tra mito, escatologia e utopia? Oggi al telefono mi ha aperto gli occhi su questo, no? Mito, idealizzazione di un tempo passato, andato, eh? Escatologia, l'attesa di qualche cosa che succederà in là nel tempo, alla fine della storia. Ma sia il mito che l'escatologia non dipendono da me, non posso metterci mano. Perché quello è passato, quello è futuro, ma non dipende, capiterà quando capiterà, no? Emma che attende il principe azzurro che viene sul cavallo, no? E poi c'è l'utopia, che è l'idea dell'ideale che plasma la tua vita oggi. È utopia perché non è ancora realizzata, però ci lavori, ci metti mano, dipende da te, cioè il tuo modo di stare al mondo dipende da te. E basta con quest'idea che, quello che diciamo di solito, no? Quello che diciamo a Emma, dai Emma, piantala di dire che sei infelice perché ti sei sposata a Charles. Charles ti vuole bene come ti vuole bene. C'hai le tue risorse, piantala lì di dire la mia vita dovrebbe essere diversa. Beh, è quella lì. Fai qualcosa di quello. Anziché continuare a dire dovrebbe essere diversa. Non lo è diversa. Ma dentro lì ci sono delle risorse, dai. E quindi, Ettore, dai, coraggio. Un passo per volta. Ma Ettore lo fa questo passo, questo passaggio. Adesso lo vediamo. Ho riportato questo passo di Pampaloni che nel 69, come dire, racconta così il romanzo di Fenoglio. Dice: il tema importante è l'irrequietezza, l'irritazione, lo scontento di chi torna dalla guerra e stenta a integrarsi nella mediocrità dell'esistenza quotidiana, sino a che, sentite che bello, con la complicità dell'amore, è sempre l'amore che ci fa fiorire, il dopoguerra gli si spegne nell'animo e quella stessa mediocrità gli appare come un virile compito della speranza. Ma che bello! Quella stessa mediocrità che prima gli era insopportabile diventa un'avventura. Quando comincia a uscire fuori dal suo ombelico, a non essere più così ripiegato su se stesso e comincia a prendersi cura di qualcun altro, di Wanda e del bimbo che arriva. Perché se la nostra vita è così arida, magari è perché siamo proprio molto incriccati dentro nel nostro ombelico, no? Perché continuo a guardare soltanto me stesso, a rimestare dentro. Bello, tira su lo sguardo, guarda che il mondo è ampio, è grande, guarda che c'è gente che ha bisogno, che tu muovi un po' le mani, dai, coraggio. Se sei chiuso dentro nel tuo buco nero, è chiaro che non c'è luce. Guarda che metafora astronomica che mi è venuta, Mi veniva in mente anche che in fin dei conti i Vangeli ci raccontano questo, cioè Gesù è il giovane adulto, ormai più che trentenne, che vive l'esperienza straordinaria che non sappiamo ben identificare. Io immagino, forse l'ho detto altre volte, che Gesù stesso racconti poi ai suoi discepoli quello che è avvenuto quel giorno al Giordano. I Vangeli lo dicono chiaro, tutti e quattro sono concordi nel fatto che quel giorno al Giordano, al fiume Giordano, quando Gesù riceve il battesimo da Giovanni Battista, succede qualcosa nella sua vita. Qualcosa di talmente straordinario, grande e profondo che nel tentativo di raccontarlo mette lì delle immagini che ha preso dai testi della scrittura, no? Dei profeti, della tradizione sapienziale, e quindi ce lo vediamo, Gesù che qualche mese dopo
avendo radunato i suoi discepoli, i discepoli gli chiedono: Maestro, ma tu quando hai capito che la tua missione nel mondo era di raccontare di Adonai in questo modo? Quando l'hai incontrato Adonai? Ce lo vediamo Gesù che dice: guardate ragazzi, non so bene raccontarvi quello che è successo, però mi viene in mente questa immagine, è stato come uno squarciarsi del cielo. Io mi sono sentito pieno della presenza del respiro del Padre mio, come se una colomba, l'immagine della pace fosse scesa su di me, una pace profondissima. Ho sentito come una voce che mi ha parlato di amore, mi sono sentito amato. Io da quel giorno ho capito che questa è la mia missione nel mondo, raccontare l'amore del Padre. Attraverso i miei racconti mi vengono delle storie, mi piace raccontarle, attraverso i miei gesti io trovo di me, dentro di me, una potenza d'amore tale che alle volte sano i lebbrosi. È un amore che mi attraversa e guarisce il mondo, non so. E cosa deve fare, ci dicono i Vangeli, Gesù, una volta che ha vissuto questa esperienza sconvolgente? Cosa deve fare perché diventi quotidianità? Deve anzitutto avere pazienza. Si ritira per un tempo nel deserto, da solo, resiste la tentazione di andare subito sui social a dire: oggi è successa questa roba, tienetela un po' dentro sta roba che ti deve maturare. Mi ha cambiato la vita, ma è successo 10 minuti fa, che cacchio vuoi che ti cambi la vita? Porca miseria, è così, anche i germi di maturazione che potrebbero esserci, se li sbatti subito sul web, diventi l'adolescente che ha bisogno di farsi guardare, finito, basta, morto tutto. Va 40 giorni, che è un numero simbolico, vuol dire un periodo lungo, nel deserto per guardare negli occhi gli angeli e i demoni, i suoi angeli e i suoi demoni, si lascia raggiungere dalla sua interiorità. Ci sta dentro a mollo, ci vuole tempo. E poi ciò che è maturato in lui gli ridefinisce la vita, perché poi non torna più a Nazareth dove è vissuto fino a quel momento. Sceglie di andare a Cafarnao, mezza giornata di cammino, è un altro genere di vita. Lascia l'azienda di famiglia. Per un ebreo del primo secolo lasciare l'azienda di famiglia è un passo grosso, perché c'hai delle responsabilità, interrompi una tradizione. E decide che non farà più il carpentiere, farà il profeta itinerante. Tanto è vero che a un certo punto, sapete, la famiglia si muove, lascia Nazareth, viene giù a Cafarnao e cercano di portarselo a casa, perché dicono: questo è matto, questo è diventato fuori. E Gesù dice... Gli dicono: c'è qui fuori tua madre, i tuoi fratelli. E Gesù dà quella risposta glaciale, no? Che sembra Ettore con la madre, dice: mia madre, i miei fratelli non... Eccoli qui, mia madre, i miei fratelli, questi che sono seduti ad ascoltare la mia parola. Ho cambiato famiglia, diteglielo a quelli fuori. E così la sua vita quotidiana viene ridefinita dallo straordinario. Questa è l'avventura di ognuno di noi. Che fine ha fatto lo straordinario che ho vissuto? Che cosa ne ho fatto? Perché lo straordinario diventa straordinario davvero se si scioglie nell'ordinario. Gesù lo dice con l'immagine del lievito e della pasta. Dice: il regno di Dio, cioè come regna Dio? Dio regna così, come il lievito. Un pizzico di lievito, una presa piccola di lievito in 30 kg di pasta, dice, di farina, 30 kg di farina, un pizzico di lievito, lo metti dentro lì e quello comincia a lavorare, a far fermentare, così lavora Dio. Nella vita di ognuno di voi, dice Gesù a chi lo ascolta, nella vita di ognuno di noi è soltanto così che lavora Dio, piano piano, un passo per volta, non tutto e subito. Metto lì alcuni dei temi che ritornano, ma adesso passiamo ad altro. Comunque, il tema delle decisioni. Ettore fa tenerezza perché continua a dirsi: io devo decidere qualcosa, devo decidere qualcosa, però poi non riesce a decidere, non sa cosa decidere. Ma certo, perché non è il momento di decidere. Dai, Ettore, stai cercando il tuo sentiero, calma, un po' per volta. Quindi ho riportato lì un passo di Van Gogh che abbiamo letto quando abbiamo affrontato la serata su Lettere a Teo. No, Van Gogh che scrive al fratello dicendo: mi sono allontanato da casa perché papà e mamma mi stanno col fiato sul collo.
Arriva un momento in cui uno ha bisogno di fare come gli uccelli, nel tempo della muta delle piume, devo starmene per conto mio. Io sto cercando. Lui, come Ettore e come Beppe Fenoglio, lui Van Gogh, dice, cioè rivendica il suo diritto a cercare il suo sentiero e a dedicare tempo a questo. E scrive, voi mi dite che non porto a compimento nessun lavoro che ho iniziato, che ho abbandonato gli studi, ma io non è che sto buttando via la vita, è che sto cercando di capire cosa voglio farne. E questo non è non fare niente, è fare tanto. Quando attraversiamo dei tempi della vita in cui ci fermiamo per mettere mano alla vita e farne qualcosa, per farsi raggiungere dai nostri desideri, paure, sentimenti, confusione, e la mettiamo sulla carta e magari scriviamo o dipingiamo o cerchiamo o ascoltiamo qualcuno per trovare un orientamento della vita, non è che stiamo buttando via il tempo, stiamo impegnando il tempo, stiamo coltivando l'interiorità, ma siamo tutti malati di questa maledetta frenesia di dover muovere le mani per combinare chissà che cosa, e dopo uno continua ad avvitarsi su se stesso, non va da nessuna parte. Ettore dovrà con pazienza, un po' per volta, per tentativi, trovare il suo sentiero. Dovrà pagare il prezzo dell'estraneità, dico qui, perché appunto si sente fuori dal mondo come se lo trova davanti. E quindi c'è quella scena, molto malinconica, in cui per far contento il padre, che gli ha trovato forse un posto di lavoro, promette che il giorno dopo andrà alla fabbrica della cioccolata, che nella realtà era la Ferrero, no? La fabbrica della cioccolata. E quindi si vede Ettore che da dietro un pisciatoio, una roba così, una roba un po' strana, vede gli operai che si avvicinano al cancello della fabbrica, no? Li guarda. Aspetta, dove l'abbiamo messo questo qua? Dove l'ho messo? Pagina 7. Leggiamoci solo questo, dai. Io dovrei fare il dodicesimo. Ci sono 11 operai che entrano. Tra l'altro sta dicendo, guarda, non sembrano neanche troppo tristi, eh? Strano, io non resisterei mezza giornata, perché sottostare ai comandi di un altro non è lavoro per me. Io dovrei fare il dodicesimo, si disse, ma cominciò a scuotere la testa, non finiva più di scuoterla e diceva, no, non mi tireranno giù nel pozzo con loro, io non sarò mai dei vostri, qualunque altra cosa debba fare, non dei vostri, siamo troppo diversi, le donne che amano me non possono amare voi e viceversa, io avrò un destino diverso dal vostro, non dico più bello o più brutto, ma diverso. Voi fate con naturalezza dei sacrifici che per me sono enormi, insopportabili. E io so fare a sangue freddo delle cose che a solo pensarle a voi farebbero drizzare i capelli in testa. È impossibile che io sia dei vostri. Ecco là gli uomini che si chiudevano fra quattro mura per le 8 migliori ore del giorno, tutti i giorni. E in queste 8 ore, nei caffè, negli sferisteri e sui mercati, succedevano cose memorabili, incontri di uomini, donne, forestiere, scendevano dai treni, d'estate il fiume, d'inverno la collina nevosa. Ecco là i tipi che mai niente vedevano e tutto dovevano farsi raccontare, che dovevano chiedere permesso anche per andare a casa a veder morire loro padre o partorire loro moglie. E alla sera uscivano da quelle quattro mura con un mucchietto di soldi assicurati per la fine del mese, appunto la paga del sabato, e un pizzico di cenere di quello che era stata la giornata. Disse di no con la testa per l'ultima volta e si disse che si sarebbe subito messo in contatto con Bianco. Ecco la decisione, mettersi in contatto con Bianco, che è un altro reduce dalla guerra partigiana ed è uno che muove traffici illeciti, è un contrabbandiere. Va bene, le altre cose le tralasciamo perché entriamo subito nel secondo momento, che è quello della gravidanza, appunto. Leggiamo la scena in cui Wanda comunica a Ettore che è rimasta incinta. Dopo mangiato uscì. Nel freddo fece due strade,
senza ben sapere perché avesse infilato quelle piuttosto che altre. Vide poi Wanda per caso. Stava ferma sull'angolo della via degli stabilimenti, nel punto più gelato della città, e tremava che si vedeva da lontano. Ettore si fermò a guardarla da lontano, ma poi dovette muoversi e andare da lei. C'era solo spavento negli occhi di Wanda. Prima che lui potesse aprire la bocca, lei gli disse: «Mi hai incinta, Ettore». «Cristo, cosa mi dici?» disse lui piano. Irresistibilmente le aveva puntato gli occhi sul ventre, aveva fatto un passo indietro per guardarglielo meglio e doveva sforzarsi per tenere le mani da scendere e a scrostarle un lembo del cappotto sul ventre. Gli occhi di lei si riempirono fino all'orlo di spavento, vedendo lo spavento negli occhi di lui. Ettore la fissava atterrito, come se le avesse acceso una miccia nel profondo del corpo e ora aspettasse di vederla esplodere da un momento all'altro. «Tu cosa dici?» domandò lei con la bocca tremante. «Sei sicura?» disse lui rauco. «Me l'ha detto il medico». Lui si schiarì la gola. «Sei già dovuta andare dal medico». «Avevo cominciato a rigettare». Ettore fece una smorfia d'orrore, batté la mano sulla coscia e disse forte: «Non farmi sapere quelle cose lì!» «Ettore!» lei gridò. «E i tuoi?» disse lui dopo un po'. «Non sanno niente. Ho ancora 2 mesi per nascondere, ma poi non potrò più. In questi 2 mesi devo trovare il coraggio di buttarmi nel fiume». «Ci sono qua io», disse lui senza guardarla. Neppure lei lo guardò. Sentì e scosse la testa. Che freddo faceva! Il freddo veniva proprio dal fiume, sorvolando i prati aperti. Lui le mise un braccio intorno alle spalle, ma non sapeva guardarla negli occhi. Respiravano forte, uno dopo il respiro dell'altra, come se facessero per gioco ad alternarsi così. «Che cosa devo fare?» disse poi lei. «Eh? Che cosa devo fare?» Lui non rispondeva. Lei aspettò e poi disse: «Tu cosa vuoi che faccia?» Lui non riusciva nemmeno a schiudere la bocca. «Sei tu che devi decidere», le disse poi. «Io faccio quello che vuoi tu. Hai solo da dire». «Io non so cosa dire». «Parla, Ettore». Lui scosse la testa. «Non so cosa dire». Allora lei gli gridò di non fare il vigliacco. A Ettore passò una nuvola nera davanti agli occhi. Voltandosi, la premette col petto finché la schiena di lei toccò il muro. Ma non diceva niente. Lei gli puntò le mani sul petto e gli disse: «Parla, Ettore, tu sei l'uomo. Fai conto di essere il mio padrone. Decidi come se dovessi decidere per un motore rotto. Tu di e io ti ascolto. Cosa vuoi che faccia?» Lui non rispondeva e allora lei gli disse molto piano: «Vuoi che vada a parlare a un medico? Ma ci vanno tanti soldi per l'operazione». Lui si sentì a dire: «Io ho tutti quei soldi che ci vanno». Ma vide lo spavento traboccare dagli occhi di lei. La vista gli si annebbiò. La prese con tutte e due le braccia e le disse nei capelli: «Ma credi che io voglio che tu ti rovini?» Lei fece per tirarsi indietro, poterlo guardare negli occhi, ma lui la tenne ferma, le disse: «Stai lì al caldo». Wanda piangeva sul collo di lui. Quel bagnato, subito caldo e poi subito freddo, lo indeboliva spaventosamente. Poi lei gli disse nel collo: «Io lo vorrei, il bambino». «Il bambino lo avrai. Te l'ho dato ed è tuo. Lo avrai, il bambino», diceva lui. Ma non sapeva uscire dal buio che era nel collo di lei. Non voleva vedere la luce. Lei si staccò, ma non gli tolse le mani dal petto. Lo guardava muovendo la bocca. Allora Ettore sentì un calore dentro che lo fece drizzare contro la corrente di freddo. Aveva solo paura che quel calore gli cessasse. Aveva solo paura di risentire freddo
dentro. Le disse: adesso che siamo d'accordo, vai a casa. Sei un pezzo di ghiaccio. Lei si spaventò di nuovo, gli tornò contro col corpo, gli disse nel collo: cosa faccio a casa? Lui si staccò e le alzò il viso perché lei gli vedesse gli occhi. Adesso erano fissi e duri, come li teneva quando era sul lavoro con Bianco. Ma lui voleva solo che lei gli obbedisse. Guardandola con quegli occhi, le disse: a casa parli, dici tutto. A tua madre, a tuo padre, a tutti di casa tua. Wanda gridò di no con un filo di voce. Glielo dici. Devi dirglielo entro oggi, perché stasera arrivo io a casa tua. Tu sei matto, Ettore. Ti ammazzano di pugni. Ma lui disse: glielo dici? Giurami che glielo dici. Lei non giurò, batteva i denti. Lui le disse: adesso io ti lascio, ma devo essere sicuro che quando suonano le quattro tu gliel'hai già detto ai tuoi. Giurami che glielo dici. Lei batteva sempre i denti. Devi dirglielo. E poi sopportare tutto quello che ti faranno. Pensa a stasera, quando arrivo io a dar la mia parola che ti sposo. Fatti forza. Pensa a stasera e diglielo. Sono solo 4 ore che saranno brutte. Poi arrivo io e mi piglio io tutto il brutto. Wanda, incomincio da stasera e lo farò per tutta la vita. Allora lei chinò la testa e disse: non so come farò, ma glielo dico. Per le 4. Lui si chinò a guardarla da vicino. Le disse: hai paura. Hai una paura matta. Hai paura, ma io non voglio che tu abbia paura. Voglio che tu glielo dica senza paura. Fammi vedere come glielo dirai. Su, fammi vedere. Lei si mise a piangere piano. Andiamo, disse lui spostandola ad un passo. Andiamo insieme, io e te a casa tua. E parlo io. Lei si divincolò. Tornò indietro di corsa. Ti ammazzano di pugni! Lui andò a riprenderla. Non mi ammazzano. Me ne daranno quante non me ne sono mai prese in tutta la mia vita, ma non mi ammazzano. Ma non lascio che tu abbia paura. Allora Wanda disse: va bene, glielo dico. Quando senti suonare le 4, regolati, che lo sanno già. Ettore decide quindi di non andare a lavorare alla fabbrica della cioccolata, decide di lasciar cadere l'opportunità che gli ha procurato suo padre, decide di andare da Bianco e di accettare l'offerta che Bianco gli ha fatto tanti mesi prima di collaborare con i suoi traffici illeciti. E poi c'è un ulteriore passaggio, tempo dopo, quando in questo modo si è messo da parte un po' di soldi, Ettore decide di lasciare la vita della vita clandestina del contrabbandiere per mettersi in proprio, per cercare di avviare una piccola impresa di trasporti. E che cos'è che fa scattare questo passaggio ulteriore? Perché ovviamente il mettersi in proprio non garantisce la quantità di soldi. Il tema dei soldi è un tema che ritorna spessissimo in Fenoglio, anche negli altri romanzi, no? Non gli garantisce una quantità di soldi paragonabile a quella del contrabbandiere. Che cos'è che lo spinge a prendere questa decisione, a maturare quest'altra scelta? È il fatto di prendersi cura di Wanda. La prospettiva di prendersi cura di Wanda permette a Ettore di immaginarsi in un modo nuovo di stare al mondo. Sta maturando qualcosa di nuovo in Ettore, qualcosa che fino a questo punto del romanzo non si è tanto visto, perché il suo rapporto con Wanda è molto rude, è molto sbrigativo, ci sono delle pagine piuttosto sessiste, dai, è proprio il piemontese grezzo che di quel tempo, delle langhe, che leggerete, insomma, no? Ma c'è questo passaggio meraviglioso dove stretti insieme nella circostanza in attesa della gravidanza di lei, dovendo affrontare le conseguenze di tutto questo,
Ettore sente questo calore, il brano che abbiamo letto all'inizio. Allora Ettore sentì un calore dentro che lo fece drizzare contro la corrente di freddo. Capite? Il freddo che viene dal fiume richiama... Il fiume è stato citato da Wanda dicendo se non c'è altro modo io mi butto nel fiume. Una delle tante che nel corso dei decenni si sono annegate perché non reggono una situazione. Quindi il freddo che viene dal fiume richiama quello. E Ettore si drizza col suo calore contro la corrente di freddo e ha solo paura che quel calore gli cessi. Ha solo paura, adesso che sta trovando un orientamento nella vita, perché prendersi cura di un'altra persona finalmente orienta delle energie che altrimenti rimangono dentro lì e impegolate come una palude, adesso che sente che c'è una direzione plausibile per la sua vita, ha soltanto paura di perderlo, quell'orientamento. Questo mi sembra un passaggio molto importante della vita di Ettore e della vita di ognuno di noi. Quando uno comincia a intravedere Van Gogh nelle sue lettere, a un certo punto dice: io comincio a rendermi conto che il meglio di me lo do nel disegno. Scrive al fratello: ho cominciato a disegnare, ma questo lo fa dopo 10 anni di fallimenti, dopo 10 anni che ha cercato di fare il venditore nel negozio di pittura, nella libreria, ha cercato di fare il precettore in Inghilterra e l'ha spedito in malo modo, ha cercato di fare il predicatore, poverino, e l'ha preso a pesce in faccia pure lì. 10 anni di fallimenti sto giovane qui. E quando finalmente intuisce che nel disegno si mette lì e comincia a dipingere i mangiatori di patate, dice: guarda, io sento che qui provo un calore che altrove non provo, avrà bisogno di qualcuno che gli dia credito, cacchio. Meno male che il fratello gli dà credito oltre che soldi, perché se non fosse stato per il fratello Vincent non avrebbe neanche affrontato quel sentiero lì. Allora qualcosa matura in Ettore, un calore dentro lo fece drizzare contro la corrente di freddo. Pare varcare la soglia di una nuova consapevolezza, di una nuova decisione che orienterà i suoi giorni futuri. E il primo effetto è quello della dignità. Avete sentito? Che bello, no? La dignità. Dici a Wanda, guarda, sì, adesso vai a casa, magari te le danno, ma tu reggi 4 ore, stasera io vengo. Ma ti ammazzeranno di botte? Ma non mi ammazzano, prenderò una caterbata di botte come non ho mai prese, ma poi passa. Metto lì la citazione di Viktor Frankl, no? Che nel suo straordinario, uno psicologo nei lager, cita Nietzsche: chi ha un perché nella vita sopporta quasi ogni come, l'abbiamo richiamato altre volte. Chi ha un perché nella vita sopporta quasi ogni come. Quindi non perdere tempo a lavorare tanto sul come, lavora sul perché. Che cos'è che dà senso, orientamento alla tua vita in questa stagione della vita? Perché se hai chiaro il tuo perché, puoi reggere quasi ogni come. Le circostanze poi possono variare, ma tu sei radicato lì. E quindi Ettore le sta dicendo questo: il tuo perché, Wanda, è il nostro perché. Io ti sposo, te l'avevo già detto, gliel'aveva già detto prima che lei si trovasse incinta, adesso lo riconfermo, non ti lascio sola. Affrontiamo insieme questa cosa. La rivendicazione della sua propria dignità poi è bellissima in questo dialogo che adesso non abbiamo tempo di leggere, che ho messo lì sotto, il dialogo con il padre, no? Perché quando Ettore torna a casa e dice alla madre e al padre: guardate, ho messo incinta Wanda, la madre scatta naturalmente, il padre rimane silenzioso. Quando Ettore dice: adesso vado a casa di Wanda, e il padre si alza, si mette il cappotto, prende il cappello e dice: vengo anch'io. No, tu non vieni. Sì, io vengo, sennò quelli ti ammazzano di botte. Ma non mi ammazzano di botte. Insomma, c'è il lungo confronto perché il padre dice: sei mio figlio, io non ti lascio andare da solo a prendere questa manica di botte. E quell'altro che dice: babbo, io sono un uomo, c'ha 21 anni, io sono un uomo, mi assumo le mie responsabilità. Come vuoi che questi si rendano conto che gli entra in casa, in famiglia, a sposare la figlia un uomo se vado lì con papà? Ma dai! Infatti Ettore va da solo, si chiude dentro in casa con
Il padre e i fratelli di Wanda si prende questa saraccata di botte, il padre da fuori bussa e dice tutto bene, sì, tutto bene, tutto rondante di sangue, tutto, no? Ma è che Ettore sta trovando una direzione, sta venendo fuori dal suo ombelico, sta trovando un senso, lavorare per dare un futuro a sé, a sua moglie, a suo figlio. Chissà che sia il sorgere di un nuovo ideale. Ecco perché Geno Pampalone diceva a un certo punto il dopoguerra gli passa dal sangue, no? Gli si scioglie via quando finalmente trova che anche il suo quotidiano, la sua relazione con Wanda e la prospettiva di diventare padre diventa un'avventura eroica. Si spende nella prospettiva della speranza. Che bello. Naturalmente ci siamo iper dilungati. E allora dico soltanto che una cosa che ritorna nel romanzo nella seconda parte è che Ettore, che ha preso la decisione appunto di lasciare la vita del contrabbandiere, si ritrova accanto a quest'altro personaggio, Palmo, che è un cretino, glielo dicono tutti dall'inizio alla fine del romanzo, sei un cretino, però anche un personaggio che fa tenerezza, anche lui è contrabbandiere insieme a questi altri due, a Bianco, a Ettore. Ma poi Bianco, che è il capoccia, si ammala di tisi, ormai Ettore si è messo in proprio col suo furgoncino che si fa prestare, che prende in affitto, e quindi Palmo è come una pecora senza pastore, è uno che ha bisogno di qualcuno che lo guidi. E Ettore all'inizio resiste, dice no perché sei un cretino, glielo dice una volta di più. Poi però cede, se lo prende un po' insieme a sé sul camion, ma c'è questa dinamica che Palmo ogni tanto gli dice dai Ettore, questo carico che ci siamo fatti adesso, non portiamolo a destinazione, fermiamoci a Genova, lo vendiamo clandestinamente, poi ci teniamo i soldi. E più di una volta Ettore gli dice, se lo dici un'altra volta ti butto giù dal camion, tu non mi devi parlare della vita di prima, perché io adesso sono cambiato. Perché per garantire un futuro a mia moglie e a mio figlio devo lasciare quel lavoro pericoloso e fare il lavoro ordinario. La mia avventura adesso è l'ordinario della vita quotidiana, banale, di chi prende il carico e lo porta a destinazione. In questo modo si fa un buon nome. Un nome affidabile, che è un po' l'immagine di quello che viviamo nella vita quando abbiamo preso una decisione, abbiamo iniziato un orientamento nuovo, ma ogni tanto torna la vita di prima che chiama, no? Cerca di allungare le manine su di noi. Uno apre il racconto di Esodo e trova continuamente questa roba, no? Il popolo di Israele in cammino verso la terra promessa, verso il domani. Però quando si comincia a far fatica, porca miseria, allora comincia a sorgere la nostalgia delle cipolle in Egitto. Le cipolle, che cacchio le cipolle? Le cipolle, perché adesso siamo al deserto, non c'è neanche quello. La vita di prima, la schiavitù, che però ti riempiva la pancia e ti chiama, e tu devi far fronte alla tentazione di tornare indietro. Credo che ognuno di noi se la viva questa roba in qualche modo, no? Cedere al facile ripiegamento sul già noto. E quindi, conclusione di questo secondo punto, l'immagine del distributore. La terra promessa per Ettore è il poter mettere su un distributore. Non si sa perché è un distributore, però a un certo punto lui, mentre fa uno di questi carichi, passa di fianco al distributore e dice cacchio, guarda che bello, con le luci al neon. Però evidentemente negli anni 50 era così, no? Allora scende, si fa raccontare da quell'altro, dal proprietario, quanto costa. Quello gli dice, oh, che vuol dire 2 milioni. Questo Ettore con la vita da contrabbandiere li ha già messi da parte, i soldi necessari. Infatti comincia la costruzione, comincia a elaborare un progetto, dipanandosi dal suo stesso ombelico, finalmente viene fuori, prendendosi cura di Wanda, del bimbo e dei suoi genitori. C'è un passaggio molto bello in cui dice a papà e mamma, soprattutto la mamma angosciata, ecco adesso ci sarà lei e noi non ci siamo più, diventiamo anziani e non si prende cura di noi. E dice, mamma mia, certo che mi prendo cura di voi, sono un Ettore nuovo. E comincia a progettare che papà potrà dargli una mano nel suo distributore facendo non so che cosa.
progetti. E quindi arriviamo a un terzo punto. Trovo che sia questa scena straordinaria, appunto, come dicevo all'inizio, domenica, ormai Ettore, dopo aver preso un sacco di botte, è diventato parte della famiglia e quindi si siede insieme alla famiglia di Wanda, con Wanda presente, ma succede qualcosa. E noi, la prima volta che leggiamo, diciamo, ma che cacchio sta succedendo? Perché succede qualcosa? Vediamo. I rapporti tra Ettore e la famiglia di Wanda migliorarono di domenica in domenica, finché una festa, prima ancora dell'autunno, lo invitarono a pranzo. Mentre le donne davano gli ultimi tocchi alla tavola, Ettore stette a parlare con tre uomini della casa e poteva pensare senza nessun disagio a quei pugni che gli avevano dato e gli sembrava che anche i tre pensassero con naturalezza a quello che lui aveva fatto alla loro Wanda. Wanda era già a tavola quando loro ci furono chiamati. Le altre due donne ce l'avevano accompagnata e messa a sedere in anticipo, come un'invalida che è meglio che nasconda già mezzo corpo sotto l'orlo della tavola quando arriva la gente normale. S'era fatta molto bella e dolce in viso, ma anche un po' gonfia. Era un buon mangiare, ma pesante, un mangiare da inverno invece che da estate. E Ettore doveva masticare il boccone il triplo del suo solito. Si sentì presto un sudore freddo alle tempie e beveva troppi bicchieri d'acqua effervescente. Lo facevano parlare abbastanza. E questo, se non altro, serviva a scusarlo, ad arrivare sempre l'ultimo di tutti a finire il piatto. Disse Teresio: «Ieri sono passato da Porta P e ho visto il tuo distributore. Li fai andare forte. I muri sono già alti un bel metro. Ieri c'era tuo padre a sorvegliare i muratori». «C'era lui perché io ero a S a fare un trasporto». «Cosa gli prendi da qui a S?» gli domandò Francesco con vero interesse. 300 lire al quintale». Finalmente parlò anche Wanda. E solo allora lui s'accorse che esisteva anche lei. Fino ad allora era stato come se non esistesse. E i suoi di casa le stettero tutti attenti, come se credessero di poter cogliere, adesso che toccava a loro due di guardarsi e parlarsi, qualcosa che gli spiegasse come aveva fatto la loro Wanda a innamorarsi di Ettore e a farlo innamorare di lei. Wanda disse: «Non l'hai ancora finita coi camion, Ettore?» Lo disse con una voce quasi dura, come se ci tenesse a dimostrare ai suoi che lei era alla pari di Ettore e non la sua serva. Quel tono lo provocò. Chinò gli occhi sul piatto per non mostrarli induriti e stretti dall'irritazione. E le rispose: «Ma sì, la finisco». Allora lei disse: «Io ho sempre una nuvola davanti agli occhi quando so che sei per le strade col camion». Con un'altra voce, quella vera che usava sempre con lui: «La finisco. Domani faccio il mio ultimo trasporto e poi è bella finita». E cercava con le mani la bottiglia dell'acqua gasata. «Dove lo fai questo trasporto?» da Francesco. «Porto dei fusti d'alcol a Cia, la fabbrica del vermouth». Il padre di Wanda faceva rumore a mangiare e bere, specialmente a bere. Sorbiva il vino con un lungo risucchio delle labbra. Ettore non c'era abituato, come gli altri, e gli faceva effetto tutte le volte. Poi il padre di lei si scatarrò col boccone in bocca, si voltò appena da una parte e sputò in terra, passandoci poi il piede sopra. Ettore tirò indietro la testa e dovette guardare Wanda. Lei lo aspettava già, quel suo sguardo. Lo incontrò coi suoi occhi fissi sopra le gote un po' gonfie e Ettore, quel guardare di lei, lo trovò preciso a uno sguardo del canino del suo padre. Una volta che lui aveva fatto un movimento brusco, il cane si era spaventato e addossato al muro e là aveva allargato due gambe per scoprire il ventre. Poi Ettore abbassò gli occhi e la testa.
perché gli era entrato in mente un pensiero assolutamente nuovo. Si domandava quello che poteva esserci nel sangue di Wanda, del sangue di suo padre. Tutto ciò che stava dentro e dietro la donna che sarebbe stata sua moglie e che gli avrebbe dato i suoi figli, impastandoli e irrorandoli con quel misterioso e ripugnante sangue di molti. Suo figlio, sotto l'orlo della tavola, non era il secondo anello d'una catena della quale lui, Ettore, era il primo anello, ma voglio che mio figlio prenda tutto da me. Se non lo riconoscerei, lo odierei. Deve prendere tutto da me. Poi disse forte alla sorella di Wanda: fammi il piacere, Margherita, mettimi a cura dell'acqua. Era in ritardo nel finire anche questa portata. Masticava disperatamente e si sentiva la gola come otturata. Quando gli viene alle spalle la madre di Wanda e fa per mandargli giù nel piatto un altro pezzo di carne. No! Gridò quasi. Non ti piace la carne fatta andare così? Se ti piace, prendine. Vorrei vedere che fai dei complimenti adesso che sei della casa. E infilò meglio con la forchetta la carne per passargliela nel piatto. Lui si sentì gelare le tempie e infiammare tutto il resto. Se gli metteva nel piatto ancora della carne, lui avrebbe bestemmiato in faccia alla vecchia e col solo fiato la sbatteva lontano, lei e il suo mangiare. Ma Teresio disse forte a sua madre: la gente non la sforzare, madre, non è mica più un bambino. E se non ne vuole più è perché ne ha abbastanza. Io so cosa vuol dire essere sforzati a mangiare quando non se ne può più. Lei si ritirò col piatto grande e la faccia mortificata, e Ettore guardò Teresio con gli occhi velati e le mascelle gonfie di uno che tra un attimo rigetterà. Aveva voglia di piangere per la rabbia e il desiderio di essere a casa sua a mangiare con suo padre e sua madre e pensare che tra un mese o due avrebbe dovuto lasciare suo padre e sua madre per andare a star solo con Wanda. Era un pensiero che lo faceva impazzire. Risentiva la stessa disperazione di quella volta in guerra che aveva creduto d'essere circondato, e poi non era vero. Ma com'era andata che adesso doveva sposare questa Wanda? Com'era incominciata? E quando? Come faceva lui a trovarsi adesso in questa casa e tra questa gente qui? Vivere 20, 30, 40 anni con questa donna qui davanti. C'è da crepare a pensarci. È una prigionia tale che solo il poter uscire alla sera a giocare al biliardo o a fare due parole con un uomo qualunque, magari con Palmo, è già una tale libertà che se sapessi fin da adesso che non ci sarà mai, mi vado subito a buttare nel fiume. Era in crisi, nel corpo e nell'anima. Aveva bisogno d'acqua e di libertà. Finalmente si alzarono da tavola, anche Wanda, e lui poté vederle bene il ventre, enorme, incredibile. Forse dall'ultima domenica gli era uscita dagli occhi la misura. Ettore, gli disse lei con una voce bassa e lunga. Lui si sentì una scarpa lenta attorno al piede. Alzò il calzone e scoprì il nodo del legaccio disfatto. Fu contento di doversi chinare e non guardarla. E invece gli guardò la striscia di carne nuda tra l'orlo della calza e l'orlo del pantalone sollevato. Gli guardò la calza, la scarpa, le dita attorno alla stringa, tutto lui. E poi lo chiamò di nuovo con la stessa voce di prima. Si raddrizzò e non le disse niente. Aveva solo paura che lei adesso gli mettesse le braccia al collo. Non poteva dirglielo a voce, glielo disse con gli occhi. Non mettermi le braccia al collo. Lei capì. Tanto che gli andò via da davanti, gli lasciò il passo ad uscire. L'abbandonava in pena. Ma non poteva farci niente. Non aveva né la volontà né i mezzi di consolarla. Toccava a lei di resistere a quella pena. Anche nello stato che lei si trovava, doveva bastarle sapere che lui sarebbe tornato. Purtroppo che sarebbe tornato. Era solo questione d'aspettarlo. Per quanto tempo? Era lui il primo a non saperlo.
Giuro che è straordinario questo modo di scrivere, eh? No? Avete notato quanto di corporeità c'è in questo modo di scrivere, no? Quanto Fenoglio sta sui corpi, sui gesti, gli sguardi, i movimenti, con contratti anche, come dire, anche comici, no? Il Ettore che quando quando Wanda si alza da tavola alla fine, Madonna com'è grande, dice, ma com'è diventata grossa. Già all'inizio aveva notato che era un po' gonfia sulle guance, ma adesso ma quella pancia lì. Oppure è straordinario, no? Quando Wanda cerca con lo sguardo Ettore, perché Wanda si sta rendendo conto che qualcosa non va, è tutto il pranzo che questo si vede che non ne può più, che rimpiange papà e mamma. Fino a quel momento con la mamma c'è stato solo conflitto da parte di Ettore, ma adesso gli manca la sua mamma, perché in mezzo a questi truzzi qua, questi grezzi, quello che scatarra per terra e dice, ma porco Giuda, adesso metto al mondo un figlio col sangue di questo qui? Magari fossi io il primo anello della catena, invece, mamma mia, se non prende tutto da me, io mi suicido, no? E allora Wanda che lo cerca con lo sguardo, e lui dice, meno male che mi sia slacciata la scarpa, e si china giù e dice, è grato di non guardarla negli occhi. È fine, no? Noi maschietti facciamo così, dai. Vabbè. Contento di poter evitare lo sguardo lasciandosi la scarpa, e Wanda capisce e non dice niente. Prima lo chiama, no? Con voce, com'è che dice, lunga e bassa, una roba del tipo, immagino, bassa e lunga, no? Ettore. Lui si china, lei gli vede il pezzo di carne tra dalla calza e il calzone, e poi se lo guarda tutto, lui si alza, non la guarda, se non per dire con gli occhi, non mi abbracciare. Cosa sta vivendo Ettore? Si sente prigioniero, perché c'ha 21 anni, se si trova ad essere padre di famiglia senza averci proprio tanto pensato, si trova in casa con la famiglia Adams e dice, Ettore, ti devi prendere il tempo, certo, perché non basta volerlo una volta, quello che scegli, poi bisogna che lo riscegli, se è la tua scelta, devi risceglierla tante volte, perché nella vita funziona così. Non è che le grandi decisioni della vita le prendi una volta per tutte e poi basta. No, perché sì, no, e diventino veramente tue, le devi scegliere, riscegliere, riscegliere. Quindi non spaventarti della tua fatica, del tuo spavento, della tua di quello che stai vivendo. Ti fermi, ti prendi il tuo tempo, fai come Gesù che va nel deserto per 40 giorni, ti fermi, magari scrivi se ti aiuta, e dici, cosa ho vissuto oggi durante questo pranzo devastante? Ho vissuto la paura che mio figlio venga fuori come mio suocero, ho paura di non essere in grado di reggere per 30-40 anni con questa banda, avete sentito, no? Ma com'era accaduto? Com'era andata che adesso dovevo sposare questa banda? Fino a questo momento nel romanzo Wanda è stata Wanda, capito? Lui continuamente va a cercare Wanda, a parlare mentre Wanda è alla finestra, giù nel cortile, anche se fa freddo. E adesso lo ritroviamo qui che non la sopporta, che solo a metà del pranzo si accorge che c'è lì. Fino a quel momento era stato come se non esistesse. Pazzesco, no? Come siamo fatti? Adesso il vero problema è che se Ettore si spaventa troppo... No, dai, Ettore, non spaventarti, parlane con qualcuno, se ti aiuta, metti a fuoco quello che stai vivendo. Ettore esce dal pranzo e va a cercare un riscatto. Di solito succede a 40 anni, 50 anni, 40 anni forse. Invece a lui capita a 21 anni. Cioè, ha bisogno di sentire che è ancora un piaccione, che è ancora, anche se è incastrato con Wanda, però può piacere anche ad altre. Allora va alla balera e ci prova con una che viene, che è del paese, ma quando va a Torino fa la bella vita, e quindi ci prova con lei, questo lo manda a stendere, e quindi lui ritorna a casa devastato dal pranzo, dal fallimento, e quella notte dorme un po' sì, un po' no, il giorno dopo, il mattino dopo si sveglia e
sente che gli manca Wanda. E allora comincia a immaginare, stasera torno da Wanda, le chiedo scusa, perché Ettore non saprebbe chiedere scusa, però dice speriamo che mi ami ancora, spero anche che mi dica quello che mi merito, perché allora vuol dire che mi vuole bene ancora. Come si conclude il romanzo? Non ve lo dico, sono bravissimo questa sera, perché non vi dico come va a finire, perché non devo dirvelo. Quindi sono proprio sul crinale, perché bisognerebbe tirare delle conclusioni, ma ve lo leggete. Vi dico soltanto che la conclusione è molto sorprendente, del tutto inattesa e improvvisa. E uno legge e dice, ma cosa è successo? Vi faccio solo notare che il romanzo si conclude come si apre, cioè noi lettori siamo tirati dentro lo sguardo di Ettore. Con una maestria, secondo me, fenomenale, Fenoglio conclude in questo modo. Noi vediamo le cose con lo sguardo di Ettore. Le ultime parole sono quelle di Ettore, ma le sentiamo attraverso la voce di Palmo, che è il cretino, che però alla fine dà voce a un Ettore che, come dire, nella conclusione del romanzo è molto poco eroico. Come mai così poco eroe? Perché Fenoglio l'hai fatto concludere così il romanzo? Beh, per quanto poco eroica sia la conclusione, Ettore il suo ingresso nell'avventura del quotidiano l'ha fatta, ha cominciato a farla. Questa è la cosa che conta. Il tema che accompagna le nostre serate di quest'anno, siamo andati lunghi, è la fatica di trovare il proprio posto nel mondo. Ecco, questo è un romanzo decisamente su questo tema. La cosa bella è che noi impariamo. Dai, siamo creature belle, per quanto pasticcione, però siamo belli perché impariamo un po' per volta a cercare, a trovare il nostro posto nella vita, no, nella vita così com'è. Cominciamo un po' per volta, col passare del tempo, impariamo a fare pace, no? Con la vita che magari ci delude su alcune cose, su altre ci sorprende. Quello che possiamo fare è di lavorare per essere aperti, ad accogliere la vita, a lavorarla per quanto possibile, a vivere la dimensione avventurosa della vita quotidiana, questo sì, per non perdere le occasioni. Allora, buona lettura quindi del romanzo. La prossima volta ci vediamo giovedì 14 dicembre, Michael Ende, La storia infinita. Io sono un pazzo completo a proporre La storia infinita, perché è un romanzo così complesso e pieno di metafore che non so. E quindi, non potendo farlo da solo perché non sono capace, mi faccio aiutare da un amico che è professore alla mia scuola, al liceo Montini, il professor Fassini, che anche lui è appassionato della storia infinita, un comunicatore eccezionale, quindi sono contento che potremo condividere la prossima serata. Valeriano ha allestito il banchetto, lo ringraziamo come sempre. Qui ci sono i soliti libretti miei, non c'è ancora quello nuovo, ma signore e signori, a gennaio ce la facciamo, esce il nuovo libro che raccoglie le serate dell'anno scorso. Vi chiedo, chi vuole, di lasciare liberamente un contributo per la serata, così che paghiamo le varie spese. C'è Walid che raccoglie in fondo alla chiesa. Può essere, forse, che già per Natale abbiamo un impianto acustico in questa chiesa funzionale. Quindi sganciate, che mi mancano solo 35.000 euro per pagare. Poi ringraziamo Marco e Claudio che hanno registrato. Vi segnalo infine che sabato, non questo, ma il 25 novembre, a San Simpliciano, dalle 9 alle 12, chi vuole può venire per una mattinata di ritiro. Affrontiamo un tema dell'Avvento, faccio un momento di predicazione, silenzio e poi condivisione. Concludiamo con una preghiera. Allora, preghiamo. Grazie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Buonanotte e a prossima. Arrivederci. Abbiamo ringraziato Alessandro Castellucci, naturalmente. Applauso, applauso.